1942. Robert Norman Ross nasce a Daytona Beach, in Florida. Da bambino perde un dito in un incidente mentre lavora al legno. Si arruola nell'aeronautica militare statunitense e diventa sergente istruttore. In questo periodo, per via del duro atteggiamento che doveva assumere verso gli altri, afferma che non avrebbe mai più alzato la voce a nessuno. In Alaska, la neve e le montagne lo ispirano a sviluppare una rapida tecnica di pittura a olio chiamata alla prima o bagnato su bagnato, che accredita a William Alexander. Il primo episodio di The Joy of Painting va in onda in TV, mostrando il lato calmo e rilassante di Bob, alcuni piccoli ospiti e i suoi tormentoni. Nonostante non apprezzasse di essere diventato famoso per la sua pettinatura, la mantiene per il bene del marchio Bob Ross. Bob muore il 4 luglio 1995. Dopo aver dipinto e donato quasi tutte le sue 30.000 opere, la sua eredità giace nel laboratorio di Bob Ross a Smyrna Beach, in Florida, dove anche i più piccoli possono studiare e diventare istruttori certificati Bob Ross. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.